Referente giovane del gruppo territoriale di Forlì del Movimento 5 Stelle, logicamente, e toccherà a me questa sera l'onere di presentare. In primo luogo faccio un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questa serata, partendo da chi per l'appunto interverrà: Lodovico Zanetti, Giulia Sarti, l'onorevole Federico Caffiero Leao e il dottor Carlo Sorgi. Faccio poi un ringraziamento particolare a chi da dietro le quinte invece ha permesso la realizzazione di tutta questa serata, partendo dai nostri coordinatori regionali, il senatore Marco Croatti, Gabriele Landi, il nostro coordinatore provinciale Mauro Frisoni, il mio eletto referente territoriale Sergio Petroncini, e a tutti gli istituti che hanno per l'appunto contribuito alla realizzazione di questo bel evento. In primo luogo chiamerei, se possibile, il sindaco sul palco per un saluto. Grazie Edoardo, buonasera a tutti. Ovviamente benvenuti a Predappio, porto i saluti oltre ai miei personali anche dell'amministrazione. Ringrazio ovviamente sia il senatore Croatti che Edoardo per l'invito. Finalmente siamo riusciti a fare questa serata, perché come sapete era organizzata in tempi dove, quando ci è stato poi coinvolto l'alluvione, quindi grazie di averla portata a Predappio, perché è un tema assolutamente di interesse. Anche nei piccoli comuni è bene che siamo informati su queste cose, quindi attendiamo con grande curiosità quello che ci diranno i relatori, e ovviamente ringrazio anche voi della presenza qui e torno ad ascoltarvi. Grazie. Il primo ad intervenire sarà Lodovico Zanetti, in rappresentanza di ANPI, consulente pubblicitario ed editore, consigliere comunale di circoscrizione, attivista di diritti civili, ha proposto per prima Forlì il registro del testamento biologico, si è impegnato per i diritti LGBTQ+, per la legalizzazione delle droghe leggere e per la laicità delle istituzioni. Già coordinatore UAR, è presidente della sezione ANPI di Forlì e redattore di Cronica della Resistenza. La parola a Ludovico. Innanzitutto incomincio ricordando una cosa che era proposta dal sito di Beppe Grillo ed era una cosa molto bella. Era il calendario dei santi laici, e tra i santi laici c'erano tanti personaggi che hanno fatto la storia in Italia della lotta contro il crimine organizzato e contro la mafia, perché vedete, c'è qualcosa di sacro in chi dà per senso del dovere la vita contro il crimine, contro momento, ne approfitto di essere insieme a due persone che fanno parte o hanno fatto parte della magistratura, perché quello che sta succedendo in Italia non è molto bello. Che si attacchi un magistrato, una donna, mettendo una foto di quello che è successo 5 anni fa durante una manifestazione a cui partecipava per difendere i migranti un mondo che andava dai cattolici alla parte più estrema della sinistra, è una cosa inaccettabile da parte di un membro del governo, e soprattutto dimostra l'incapacità di certe persone di capire una regola fondamentale che si chiama separazione dei poteri. Il potere giudiziario è tra l'altro il potere del controllo, e non può e non deve mai essere attaccato dal potere. Procedi in direzione ovest su via Filippo Corridoni verso via G. Ti deve tutelarci. Detto questo, incominciamo a parlare del tema della serata. Mi è stato chiesto di raccontare qualcosa di cosa successe tra mafia e fascismo. Allora, a tutti quanti sarà capitato qualche social o qualche giornale che pubblica una roba, una lista, dicendo Mussolini ha fatto anche cose buone.
Probabilmente facevo un tiramisù eccezionale o la piadina romagnola. Altre cose buone non credo ne abbia fatte. Tuttavia nella lista ci sono una serie di cose che non ha fatto, tipo le pensioni che le ha fatte Giolitti. Una delle cose ha combattuto seriamente la mafia. Vediamo un po' se questa storia è vera. Ovviamente, chiedo scusa, non sono uno storico, per cui sarà una ricostruzione ovviamente di una persona della strada che magari ha letto qualcosa. Inizia così, Mussolini va in Sicilia e viene ricevuto da un sindaco, mi pare la città fosse piena di greci, si chiama Cuccia, e questo gli dice, ma esattamente, lei perché si è portato gli sbirri? Qui la proteggiamo noi. Mussolini un po' questa cosa non la capisce e decide, tornato a casa, di capire la cosa e dice, ah cavolo, c'è la mafia. Cosa facciamo? Questi mi hanno offeso e bisogna fare qualcosa. Gli viene in mente che c'è un prefetto, si chiama Cesare Mori, è di Bologna, cioè fa il prefetto a Bologna, ed è uno che tra l'altro ha pestato i fascisti, li ha fatti talmente arrabbiare, ha fatto il suo lavoro da servitore dello Stato, che i fascisti per protesta sono andati davanti alla prefettura a urinare. E Balbo è arrabbiato, Federazione è arrabbiato, sono tutti arrabbiati, mandiamo lui in Sicilia. Tra l'altro Cesare Mori c'era già stato come membro delle forze di polizia e aveva combattuto il brigantaggio da eroe guadagnandosi una medaglia. Basta Mori? No, ci mandiamo anche un procuratore di quelli tosti, Gian Pietro è un procuratore tosto e insieme a Cesare Mori partono per affrontare la mafia. Mi viene in mente Carlo Alberto Dalla Chiesa, che venne nominato prefetto di Palermo e disse, ma hanno mandato a fare il prefetto a Palermo con i mezzi, guarda caso, del prefetto di Forlì. In realtà in questo caso Mori danno qualcosa in più. Mori la cosa la prende seriamente, si impegna e affronta il brigantaggio, cioè la mafia rurale. Assedia Gangi e arresta un sacco di gente. Lo fa bene. E Gian Pietro fa bene il giudice. Lo fa talmente bene che è il primo che oltre a usare il confino, oltre a usare la cancellazione preventiva, usa perfino fare appello. Normalmente le sentenze non venivano appellate. Lo fa talmente tanto che una volta, narra la leggenda, entra nel Duomo di Palermo, una delle chiese più belle del mondo, dove peraltro c'è sepolto lo Stupor Mundi, Federico II, e sente che il confessore sta dicendo «Ego te absolvo», e lui si alza e dice «E io mi appello». E di conseguenza il problema vero è che finita la mafia rurale con un sacco di arresti, Mori arriva a Palermo. E qui scoppia il casino, perché cito Sasha che scrive «La mafia era, ed è un'altra cosa, un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni deboli o manca, ma dentro lo Stato. La mafia, insomma, altro non è che una borghesia parassitaria, una borghesia che non imprende ma soltanto sfrutta». Ecco, la sintesi è questa: la mafia non vive nel vuoto di potere, vive dentro al potere. Il fascismo è intriso dalla mafia. Di conseguenza bisogna sistemare questa cosa, perché Mori potrebbe arrestare la persona sbagliata. Già c'è andato di mezzo un parlamentare, un deputato che si dovrà dimettere, il segretario del partito fascista, il sindaco Cuccia di cui abbiamo parlato è in galera. Situazione imbarazzante. Cosa facciamo? Che cavolo, li nominiamo senatori. Gian Pietro e Mori ricevono la medaglietta da senatore e lasciano il campo da eroi. Anche perché Mori aveva un carattere da eroe, sfidava i mafiosi a schioppettate. Però sostanzialmente il lavoro si ferma a metà. Nel 29... la guerra contro la mafia è già finita. Certo, ci saranno sentenze che arriveranno nel 32, ma semplicemente perché sono i tempi della giustizia anche di allora. Di conseguenza, in realtà, per usare un termine napoletano, non è stata una lotta contro la mafia, ma è stata muina. Fatto fuori quella mafia rurale un po' di brigantaggio, lasciamo i grandi poteri al suo posto. Grandi poteri che peraltro rimarranno al loro posto comunque. Sono i grandi poteri che hanno ammazzato Gio Petrosino, un altro eroe di cui a volte ci dimentichiamo, un italiano che venne a combattere la mafia in Sicilia dagli Stati Uniti. Sono i grandi poteri che con Lucky Luciano hanno aperto la strada allo sbarco degli americani. Sono pronti ad appoggiare il nuovo potere.
e lo appoggeranno. Vi ricordate Cuccia, il sindaco dell'inizio della storia? Sarà indagato nel 47 per la strage di Portella della Ginestra, poi colpevole sarà solo Giuliano, che è stato ammazzato da Pisciotta, che berrà un caffè corretto male in carcere, morirà, per cui non sapremo tutta la storia, o la possiamo immaginare. Come direbbe Pasolini, sappiamo ma non abbiamo le prove. Ecco, questa è l'unica cosa che posso dirvi: il fascismo non ha fatto cose buone e sicuramente non ha combattuto la mafia. A combattere la mafia sono stati 27 giudici: Borsellino, Falcone, Livatino, Chinnici, Terranova, che non hanno potuto raccontarla perché sono morti. Ecco, credo che loro abbiano combattuto la mafia. Grazie. Ad intervenire ora sarà Carlo Sorgi, il rappresentante di Libera. Carlo Sorgi, già presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, fa parte per l'appunto dell'associazione Libera, associazione di Don Luigi Ciotti, che da sempre si è impegnata, soprattutto per quanto riguarda la legge 199 del 2016, per l'appunto intervenire su quello che è il sistema dell'intromissione della mafia all'interno del mondo del caporalato, e spesso si tratta per l'appunto di quelle che sono le agromafie. Lei ha la parola, dottore. Grazie a tutti, è un piacere essere qui con voi, anche perché in questo momento come magistrati un attimo ci sentiamo. Devo dire che non c'è niente di nuovo in tutto questo, guardate, anche questo attacco alla magistratura così scomposto, con modalità assolutamente illegittime, perché anche questo va detto, sono modalità assolutamente illegittime, non ci dà nessuna novità. Vi ricordate l'attacco a quel magistrato perché aveva i calzini rossi? Ci fu un servizio giornalistico della televisione nei confronti di un magistrato che a Milano aveva fatto delle sentenze nei confronti di un cavaliere, e cosa dissero per attaccarlo? Fecero queste riprese e avevi i calzini rossi. Porca miseria, calzini rossi. Quindi manifestare come qualsiasi cittadino può manifestare senza nessuna bandiera, perché noi magistrati non possiamo iscriversi a partiti, ma se Dio vuole possiamo ancora rappresentare le nostre idee in una maniera, riprendendo delle immagini in maniera totalmente illegittima, e questo ci dà un po' il senso dei tempi, ecco. Però adesso voglio parlare inizialmente di Libera, anche per darvi un'indicazione di questa associazione che dal 95 combatte tutte le mafie. Il fondatore lo conoscerete tutti, è una persona straordinaria, è Luigi Ciotti. Pensate che nel 1965, aveva 20 anni, a Torino fondò il gruppo Abele, un gruppo storico, da sempre dalla parte dei più deboli, e andava nelle strade ad aiutare allora i tossicodipendenti, dopo le persone senza dimora, tutte quante le persone. E con Libera riuscirono a fare dei disegni di legge per aggiungere dei pezzi importanti sia alla legge Rognoni-La Torre, quella che prevedeva l'associazione di tipo mafioso, creando la struttura dell'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, che è una cosa importantissima, guardate, perché ci sfornano i mafiosi, ci rimangono malissimo quando vedono che gli togliamo le cose che loro hanno ottenuto con i loro delitti e le utilizziamo per fini socialmente utili. È la cosa che più non possono sopportare, e noi la facciamo. Libera la fa non gestendo direttamente, ma creando tutta una serie di soggetti per gestire queste attività. Difficilissimo farlo, poi potete immaginarvi in Sicilia cosa può essere, però Libera lo fa. Abbiamo già parlato della legge sul caporalato, quando siamo riusciti ancora a modificare questo reato, introducendo procedi in direzione poi la sanzione non solo per i caporali, verso via Vittorio Veneto. Sarebbe come dire punire soltanto gli scafisti, poca cosa, bisogna colpire quelli che t'hanno poi tutta la struttura di scafisti. E così per i caporali, con questa modifica che è intervenuta, si è riuscito a colpire anche i datori di lavoro, cioè quelli che gli schiavi, perché guardate che quelli che lavorano per 2 euro l'ora sono schiavi, sono costretti a chiamare padrone. Allora, questo per quanto riguarda Libera. E Luigi Ciotti la settimana scorsa da Diego Bianchi a Propaganda Live ha detto delle frasi secondo me bellissime. Ha detto che per estirpare il male alla radice ci vuole una grande sfida culturale, sociale, educativa, che comporta interventi nei settori della sanità, del lavoro, della scuola e della casa.
Non basta rincorrere i sintomi, occorre una rivolta delle coscienze. Purtroppo oggi a fare la differenza è l'indifferenza, quella che noi stiamo combattendo qui. Allora, io devo dire che ho seguito molto il processo Emilia che c'è stato prima a Reggio Emilia, dopo a Bologna in appello, che ha fatto vedere uno spaccato terribile per quanto riguarda la nostra regione, uno dei processi più importanti contro la mafia. Eppure qualcosa ci ha lasciato veramente con la mano in bocca. Dice la Corte di Cassazione nella sentenza del processo: in Emilia esisteva un'associazione mafiosa dotata di autonoma capacità operativa, idonea a esprimere una localizzata forza di intimidazione. Alla progressiva e massiccia penetrazione nel tessuto produttivo, non è riuscito a porre un tempestivo ed efficace argine il ceto imprenditoriale sano, che spesso, anzi, ha avuto comportamenti di interessata tolleranza, sfociati talvolta in un consapevole ricorso alla forza della cosca. La mafia, cioè, ha bisogno di povertà per reclutare la manovalanza e di ricchezza per coltivare i rapporti più utili per poter agire. C'è un personaggio emblematico in questo processo, si chiama, perché è giusto le cose dirle con nome e cognome, Roberta Tattini. È una commercialista di Bologna che nelle intercettazioni del processo Emilia parla di un capo dell'Andrina, definendolo in maniera tranquilla il sanguinario, perché ammazzava le persone, quindi sanguinario lo chiamava, il numero due dell'Andrangheta, con il quale trattava tranquillamente, e parlando con il padre diceva: uè ragazzuoli, funziona così. La cosa più naturale del mondo, è agghiacciante. Poi lei ha avuto 8 anni e 8 mesi di condanna definitiva, quindi la risposta giudiziaria c'è stata, ma la società come risponde a queste cose? Quali sono gli anticorpi? Esistono o dobbiamo rassegnarci alla dittatura della legge del mercato che tutto supera? A Forlì martedì scorso ho avuto l'onore di sentire Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio del 92 in Via D'Amelio, insieme con i 5 agenti della scorta. Ve li ricordo perché anche loro sono morti: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Liguri, Walter Enti Cosina e Claudio Traini. Salvatore Borsellino è stato durissimo, è stato veramente, ha detto: provo disagio a parlare di mafia in un paese che attenta all'indipendenza della magistratura, un paese che non accoglie chi viene dal mare per disperazione e che non rispetta le leggi di umanità e di accoglienza di tutte le genti. Secondo me il problema è proprio che dobbiamo tornare a parlare di questione morale. Vi ricordate Berlinguer negli anni 80, e che dopo il sussulto di Mani Pulite si è persa questa memoria pubblica, con poche eccezioni straordinarie di persone che però sono come delle voci nel deserto. Dobbiamo ritrovare la capacità di indignarsi. Domani personalmente, e non sono il solo perché ce ne saranno altri che verranno con me, sarò a Roma alla manifestazione organizzata dalla CGIL, da Libera e da tantissime altre realtà per difendere i valori fondamentali della nostra Costituzione e non smarrire la via maestra. Questo è il nome dell'iniziativa. Come Libera e come ex magistrato vanno nelle scuole a parlare di legalità, a parlare di politica, spiegando ai giovani che è una cosa bella, perché vuol dire interessarsi degli altri, mentre quello che vedono nei partiti è spesso la brutta politica fatta di imbrogli e di interessi. A volte ci chiediamo perché molti giovani fuggono dalla politica, ma il motivo secondo me è semplicissimo: la politica è miope, pensa solo alle elezioni che verranno e non al futuro. Quindi non si interessa dei giovani, non sta a sentirli, semplicemente non sta a sentirli. Non a caso nelle politiche sull'ambiente l'attuale maggioranza dimostra una chiusura totale e quindi le persone si allontanano dalla politica. Dicevo ieri a un incontro sul lavoro che in periferia a Roma potete trovare una scritta evidentemente da un giovane: lavorare per comprarsi una macchina per andare a lavorare. È agghiacciante! Capite che prospettive, se va bene, cioè se riescono a trovare un lavoro, possono avere i giovani. E quindi dobbiamo fare qualche cosa, bisogna fare qualche cosa. Sotto questo aspetto devo riconoscere al Movimento 5 Stelle, che ci ospita, il merito di aver riportato alla politica molte persone, molti giovani, che rischiavano di non votare per delusioni e per amarezza. Dobbiamo tutti impegnarci quindi per alzare la tensione morale del Paese, e questo è il vero antidoto contro le mafie. Battere le mafie è possibile, diceva Giovanni Falcone. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà una fine. Dipende da noi. Grazie.
Grazie mille Carlo per l'intervento. Ora è il momento dell'onorevole Federico Caffiarderao. Non le nascondo che quando noi attivisti abbiamo saputo che c'era la possibilità di portare lei a Bradappio, perlomeno io parlo per la mia persona, ne sono rimasto molto entusiasta e la prima cosa che ho pensato è stata, magari in una cena, pensavo in privato, non davanti a un centinaio di persone, ma domandarle un quesito che è molti anni in realtà, molti anni, da quando faccio giurisprudenza, perciò il terzo anno, tre anni che diciamo passa spesso nei miei pensieri. Le volevo chiedere, innanzitutto, perché secondo lei, essendo tuttora un mio dubbio, un giovane dovrebbe interessarsi alla carriera di magistratura? E più genericamente, perché i giovani, è una domanda ovviamente scontata, ma perché, secondo, non tanto scontata in realtà, perché i giovani dovrebbero interessarsi a una lotta alla legalità e a una lotta alle mafie in un mondo come questo, che è un mondo di gente che non si interessa, non pensa e non si interessa? A lei la parola. Bene, buonasera innanzitutto e grazie per essere in tanti veramente qui alle 21 di un venerdì, quando ciascuno vorrebbe stare davanti al televisore o andare ad un teatro o andare altrove. Quindi veramente grazie, questo dimostra quanto siano forti i valori che custodite nel vostro cuore. E questa è la dimostrazione ancora una volta che il Movimento 5 Stelle abbraccia persone che credono nei valori e danno ad essi la priorità su qualunque altra scelta debbano fare. E devo dire che io proprio per questo ho scelto il Movimento 5 Stelle e quando mi è stata offerta la possibilità ho subito ringraziato di poterne fare parte. Voglio però rispondere alle domande di Edoardo. Io credo che fare il magistrato è ciò che alberga nel cuore di ciascuno di noi, perché in ciascuno di noi c'è un po' un paladino della giustizia, un cavaliere senza macchie, senza paura, qualcuno che vuole difendere gli altri più deboli, che vuole dare giustizia. Ho fatto da ragazzo molto sport e per me lo sport significava soprattutto regola, correttezza e poi un grande sacrificio, gli allenamenti, riuscire a raggiungere il risultato e poi la squadra, doveva vincere la squadra. E devo dire che questo mi ha formato nel senso di, come dire, darmi dei valori forti. Innanzitutto la solidarietà, come è forte il legame che si crea fra persone che vogliono insieme raggiungere un obiettivo e come è forte la spinta verso coloro che sono indietro, soprattutto nello sport. Quindi tirarsi chi non riesce a raggiungere il risultato degli altri, fare in modo che tutti possiamo raggiungere lo stesso risultato è già un allenamento importante. E poi riuscire a vincere con le regole, rispettando sempre le regole. Certo, nello sport vincere è superare l'avversario, però questo deve avvenire sempre in un circuito di regole, di correttezza, di rispetto dell'altro. E anche questo mi ha formato molto, tanto che quando ho preso poi la licenza liceale, avevo iniziato un po' a lavorare con mio padre, ma mi sono accorto che il suo lavoro, lui era imprenditore, non poteva essere il mio. Avevo un modo diverso di sentire il rapporto con la società e anche gli obiettivi che mi dovevo porre. Mi iscrissi a giurisprudenza e devo dirvi che pensai subito che la mia vita poteva essere indirizzata verso questo obiettivo. Fare il magistrato sarebbe stata l'unica attività che mi avrebbe consentito di fare ciò che avevo sempre pensato. Ma io ricordo anche nella mia classe, quando c'era
un modo di prendere in giro qualcuno, intervenivo per sostenere, per aiutare il più debole, cioè riuscire a dare giustizia è quanto di più bello ci possa essere, di quanto più importante possa albergare nel cuore di ciascuno di noi. Pensate che Edoardo mi diceva sono al terzo anno. Ecco, io al terzo anno già cominciai a seguire il corso di un magistrato per prepararmi al tema per il concorso, allora era uditore giudiziario, e iniziai a fare temi, studiare, quindi superare gli esami, ma nello stesso momento prepararmi per quel compito. E via via sono andato avanti, pensate che poiché per tutta la mia vita da studente non sono stato un brillantissimo studente e quindi dedicandomi tanto allo sport, ogni qualvolta qualcuno telefonava a casa, dei miei familiari vari, dicevo Federico ma che fai? Sto studiando. Ma come? Studi sempre. Ma perché studi? Devo fare il concorso per la magistratura. Per la magistratura. Ma come puoi vincere il concorso? Dico vabbè, ma l'hanno vinto gli altri, lo vincerò anch'io. E via via, ovunque andassi, poiché mi conoscevano da studente, mi facevano la stessa domanda e si meravigliavano che io mi fossi posto come meta, come obiettivo, diventare magistrato. E io dicevo, ma perché tutti mi pongono questo interrogativo? Come puoi tu vincere il concorso? Devo dire che per il concorso però, fin dall'università, ho studiato anche 14 e 16 ore al giorno, ho studiato tantissimo, consapevole di non essere stato un studente brillantissimo, ho tentato di recuperare nei 4 anni di università, all'epoca erano 4 anni, e infatti quando poi sono andato a fare i vari temi, io avevo partecipato al concorso per la prefettura, concorso per cos'era, avvocatura nelle finanze, e avevo superato tutti gli iscritti, andai a fare gli iscritti in magistratura, quando mi arrivò la comunicazione, perché nemmeno mi andai a interessare se l'avevo superato o meno, perché ero convinto di non averlo superato, non ero soddisfatto dei compiti, quando mi avvisarono, guarda devi fare l'orale, e l'orale l'avrei dovuto sostenere di lì a un mese e mezzo, cosa impossibile, sono 12 materie, alcune veramente difficili, altre mai fatte. Vedete quando il destino però a volte aiuta le persone. Il giorno in cui avrei dovuto io sostenere la prova orale, mi arrivò la comunicazione che la commissione non avrebbe avuto seduta e quindi di lì il mio orale venne rinviato di un mese e mezzo, quindi per me fu proprio veramente una fortuna incredibile, e andai e lo superai. Ecco, perché ho detto questo? Ho detto questo innanzitutto perché penso, e ciò lo dico sempre quando ho incontri con gli studenti, che qualunque obiettivo si voglia raggiungere, quell'obiettivo deve essere veramente il concentrato di tutto il nostro impegno. Cioè dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per raggiungerlo, dedicarci tutto noi stessi, mettere quasi tutto il nostro corpo e la nostra mente su quell'obiettivo. E fare questo significa un grande sacrificio. Ecco, il sacrificio di ciascuno è proporzionale all'obiettivo. Più sacrificio, più possibilità di raggiungere l'obiettivo. Però sono convinto che qualunque obiettivo si può raggiungere se veramente lo si vuole raggiungere. E vedete, io sono convinto che proprio il popolo italiano, dopo l'esperienza che sta in questo momento subendo, probabilmente, proprio perché è un popolo colto, comincerà a ripensare a ciò che ha fatto. E il livello culturale italiano è abbastanza alto, è vero che ci sono
tantissimi che non riescono a portare avanti il corso scolastico, però è anche vero che l'italiano ha la capacità di valutare e poi di esprimersi, e sono convinto che noi arriveremo a qualcosa. E lo sono convinto, così come lo sono stato, devo dire, da magistrato, perché quando ho dovuto poi scegliere da magistrato, dopo aver superato naturalmente il concorso, quale attività svolgere, quindi se essere magistrato impegnato nel civile o nel penale, se essere pubblico ministero o giudice penale, dopo aver visto un po' il lavoro che ciascun magistrato svolgeva, decisi sicuramente per il pubblico ministero. E perché il pubblico ministero? Perché il pubblico ministero, cioè il procuratore della Repubblica, è il magistrato che ha la possibilità di essere vicino alla gente, quindi capire le sofferenze, essere il magistrato che deve applicare la legge, è il magistrato che ha la direzione della polizia giudiziaria, cioè quando viene commesso un reato è il pubblico ministero che indirizza la polizia giudiziaria, e il pubblico ministero può non fare niente, quindi prendere la carta e archiviarla, perché quando la notizia di reato arriva, nel 90% dei casi non è sufficiente per chiedere un rinvio a giudizio o comunque per chiedere il processo, e allora potrebbe immediatamente archiviare. Se invece il magistrato vuole fare giustizia, nessuna carta archivia se non dopo essersi impegnato a capire cosa c'è dietro la carta. Dietro ogni carta, dietro ogni notizia di reato, c'è una sofferenza, e quindi riuscire a capire quella sofferenza è fondamentale. E poi il pubblico ministero è quello che può intervenire per difendere le persone che subiscono le violenze altrui, e può intervenire per difendere interi territori dalle mafie. Questo l'ho capito dopo, devo dirlo. Inizialmente pensavo solo a intervenire nelle sofferenze, direi, più spicciole, quelle dei reati, la consumazione dei reati che toccano la persona. E con il tempo, invece, quando ho fatto il sostituto procuratore della Repubblica, che è stato il mio incarico presso la Procura della Repubblica di Milano, e ho avuto, devo dire, dei maestri come Armando Spataro, Ferdinando Pomarici, come arrivai, pensate, a Milano con Ilda Boccassini, eravamo dello stesso concorso, e quando arrivammo ci dissero che era diventata la Procura di Milano la Procura dei piccoli, no? Perché eravamo arrivati in nove su una procura che era di 21 magistrati, quindi una cosa veramente incredibile. E lì si facevano procedimenti penali per terrorismo. Io feci la mia scelta di Milano proprio perché 3 mesi prima della scelta era stato ucciso Alessandrini, che era un sostituto, Emilio Alessandrini, che aveva appena 34 anni ed era già considerato a Milano un magistrato anziano. I terroristi lo avevano ucciso perché lo ritenevano un servo del potere, perché era in grado di applicare la legge rendendosi conto anche delle esigenze del popolo, perché era un uomo di una cultura talmente avanzata per cui già allora interveniva nei dibattiti sul penitenziario, ritenendo che il detenuto dovesse essere educato, formato, e dovesse svolgere un percorso in cui veramente riusciva a rieducarsi e risocializzarsi. E faceva degli interventi che per la sua età, io li ho letti a distanza di anni, erano veramente straordinari. Ecco, la mia scelta fu determinata dal fatto che pensavo, sempre da
ragazzo che credeva che il magistrato veramente potesse fare qualcosa di importante per la gente, che se succedevano un magistrato altri 100 dovevano prendere il suo posto, perché nessuno poteva pensare che quella parte dello Stato rappresentata dalla magistratura veniva offesa o intimidita con l'omicidio di qualcuno. Poi, andando avanti, dopo 3 mesi uccisero il giudice Galli, che era un giudice istruttore, anche lui giovanissimo. Avvenivano omicidi da parte di terroristi e c'era all'epoca Cosa Nostra a Milano, che si occupava dei locali notturni, del traffico di droga, si occupava del controllo del territorio. Ecco, ho vissuto quei 5 anni di Milano come una grandissima scuola, per cui quando poi sono rientrato a Napoli, ho capito anche che l'impegno dovesse essere tutto nel contrastare soprattutto la camorra. Vi ho fatto questa breve parentesi, breve la considero, anche se voi forse già siete stanchi, come premessa per dirvi com'è importante il compito della magistratura. Oggi, senza una magistratura libera, una magistratura indipendente, una magistratura che sia disciplinata in modo da essere inserita nello stesso ordinamento del giudice, pubblico ministero e giudice, entrambi nello stesso ordinamento. Se non c'è il mantenimento della unitarietà della Procedi in direzione sud su via G, Marconi verso via Vittorio Veneto. Una debolezza terribile. Innanzitutto separando pubblico ministero da giudice significa isolare il pubblico ministero, riconoscere l'indipendenza al giudice e impedire che il pubblico ministero continui a condividere con il giudice l'indipendenza, che è fondamentale. Avere un pubblico ministero autonomo e indipendente è ciò che rappresenta la base della nostra democrazia. Gli unici che riescono a dare difesa dei diritti sono i magistrati. Se non ci fossero i magistrati, nessun diritto sarebbe difeso. La politica, devo dirvi onestamente, il più delle volte nel fare le proprie leggi non considera i risultati. E questo in un momento come quello attuale. Io credo che solo nel periodo del Movimento 5 Stelle ci si è occupati delle problematiche effettive, si è occupati dell'impresa, ci si è occupati delle persone più disagiate, si è preoccupati dell'occupazione, ci si è occupati dell'ambiente, del clima, della sanità, di tutto ciò che è stato importante. Ma guardate quel che è successo dopo. Sto saltando un po' da un punto all'altro perché vorrei toccare con voi tanti punti e vorrei innanzitutto entrare nel tema specifico delle mafie. Sapete, le mafie sono la prima minaccia alla libertà delle persone e chi invece ha in sé come valore fondamentale quello che la Costituzione pone, vale a dire la libertà, non verrà mai sottomesso da alcuno e non subirà mai la pressione mafiosa. Vedrà qualunque minaccia o intimidazione come violazione di quel diritto che è il patrimonio più importante che possa avere un uomo, la libertà. Non esiste, sapete, o ricchezza o altro che possa dare all'uomo effettivamente la stessa forza. Nulla rende forte l'uomo se non la sua libertà e la capacità di difendere quella libertà. E crescere con questi valori
è fondamentale. La mafia viola, attacca innanzitutto la libertà. Ecco, oggi si dice che la mafia ha cambiato pelle, la mafia si è trasformata. E ciò è relativamente vero. È relativamente vero perché noi ricordiamo negli anni Ottanta, quando le guerre di camorra o di mafia lasciavano a terra 300 vittime all'anno, oppure pensiamo alle stragi, pensiamo a quel periodo in cui Cosa Nostra, ma anche l'Andrangheta e la camorra si muovevano con l'omicidio per eliminare chi in qualche modo potesse pregiudicare il loro controllo del territorio, dei singoli settori dell'economia. E oggi non è più così. Oggi gli omicidi di camorra, di 'ndrangheta, di mafia quasi non ci sono più, e laddove vengono eseguiti è perché loro lo ritengono veramente necessario, ma hanno compreso che uccidere significa indebolirsi. Perché la prima lezione, la grande lezione che ha avuto Cosa Nostra è stata quella di credere che attraverso le stragi potesse imporre allo Stato un orientamento, un indirizzo politico, quello dell'eliminazione del 41 bis, quello della soppressione dell'articolo 4 bis sempre dell'ordinamento penitenziario, quello dell'eliminazione di tutte le misure che erano state fatte per i mafiosi. Invece hanno capito che lo Stato, quando le mafie si muovono con lo strumento delle stragi o degli omicidi, reagisce. E quando reagisce è capace di arrivare al punto di indebolire totalmente l'organizzazione mafiosa. Questo è avvenuto per Cosa Nostra. Tutti i capi sono andati all'ergastolo, gran parte dell'organizzazione è stata indebolita perché posta agli arresti, e nel frattempo cosa è avvenuto? Che chi non ha utilizzato lo stesso strumento si è rafforzato. Vedete l'Andrangheta, che negli anni Ottanta non aveva la stessa forza di Cosa Nostra, poi via via che lo Stato ha concentrato le proprie forze nel contrastare Cosa Nostra, l'Andrangheta silenziosamente, giorno dopo giorno, si è rafforzata. E mentre prima c'era il traffico di eroina con i laboratori che portava avanti con la trasformazione in morfina dei laboratori di Cosa Nostra, e poi sono stati tutti distrutti, annientati proprio dall'azione dello Stato, l'Andrangheta silenziosamente ha stretto i propri rapporti con i paesi del centro e Sud America, quelli che appunto producevano cocaina, e ha iniziato a trattare la cocaina come una merce veramente di una capacità reddituale straordinaria, e si è organizzata sempre meglio. Ma ciò cosa ha portato? Ha portato l'Andrangheta a diventare il primo soggetto criminale che più degli altri ha trasformato poi l'attività, i proventi dell'attività criminale in reinvestimento nell'economia legale. Diciamo che non è stata un'invenzione certo dell'Andrangheta, perché già Cosa Nostra alla fine degli anni 70, fatto già oggi l'esempio di Rosario Spatola, che era un imprenditore che aveva oltre 500 operai che lavoravano nel campo edile, ma con lui altri, altrettanto il clan dei Casalesi, con migliaia di imprese, con i consorzi del cemento, del calcestruzzo, degli inerti, tutto gestito e controllato da loro, che si immettevano con grande forza imprenditoriale nelle grandi opere del post terremoto. E poi nell'emergenza rifiuti, le mafie ancora una volta si organizzano per creare le loro imprese. Cosa è avvenuto a un certo momento? Una grande trasformazione, nel senso che hanno compreso che l'economia legale rappresentava il luogo in cui,
dovessero reinvestire tutte quante le loro ricchezze, non più solo nelle attività criminali, ma soprattutto nell'economia legale, quindi nelle imprese, nelle società. E mentre inizialmente quando operavano negli anni Ottanta, gli imprenditori erano il più delle volte il fratello, il cugino, il familiare, l'amico del capoclan o comunque di coloro che occupavano la scala gerarchicamente superiore delle cosche come dei clan, con il tempo, con gli anni, hanno compreso che in questo modo esponevano troppo la loro presenza nell'economia ed era più facilmente individuabile il soggetto mafioso, mentre con gli anni hanno individuato soggetti sempre più lontani dall'organizzazione mafiosa, quella che opera militarmente con le armi. In questo modo hanno utilizzato persone apparentemente pulite, sicché individuare l'impresa mafiosa attraverso il soggetto che le rappresenta è oggi impossibile. E non è quello il percorso, non può essere più quello il percorso. Ecco perché oggi è più difficile contrastare le mafie, contrastarle nel momento in cui si infiltrano o sono presenti nell'economia legale, che certo laddove sviluppano il traffico di stupefacenti oppure le estorsioni, l'usura, si muovono sul territorio apertamente in un terreno illegale e quindi con indagini immediatamente si individuano. Mentre come si arriva poi alla presenza delle imprese mafiose nell'economia legale? Si arriva sempre e soltanto con le indagini sui reati, sul traffico di stupefacenti, sulle estorsioni, sull'usura. Si vede che dietro poi ci sono gli imprenditori delle mafie, della mafia, dell'Ndrangheta, della Camorra. E tutto questo evidenzia come loro abbiano utilizzato quindi forme che sono sempre più difficilmente smascherabili. Ecco perché oggi è fondamentale che i sindaci, in primo luogo, svolgano un ruolo di monitoraggio. Come? Pensate che il reato di associazione mafiosa già nel 1982 era stato strutturato in modo da pensare che la finalità per cui le mafie si muovono sono non solo commettere reati, ma acquisire appalti, oppure acquisire concessioni, licenze, finanziamenti pubblici. Ecco, oggi allora è più difficile smascherare questa parte, però attraverso, come dire, la combinazione, il contributo di tanti soggetti istituzionali diversi, è possibile individuare, non lasciando solo all'indagine il campo, ma individuare infiltrazioni di questo tipo. Mi rivolgevo prima ai sindaci perché il sindaco è l'autorità del comune che ha una capacità di osservazione e di visione sul territorio che gli consente anche attraverso la propria struttura di comprendere ciò che avviene nel territorio. Ecco, pensare per esempio all'apertura di attività commerciali oppure a grandi acquisti immobiliari o comunque ad attività che hanno richiesto comunque un investimento dall'oggi al domani in determinati centri, anche in centri non particolarmente grandi come questo, e cominciare a rilevare che c'è un soggetto che viene da fuori, che ha comprato casomai un negozio che è stato chiuso e ne ha rilevato la licenza, è importante capire perché è venuto, ma chi è questo soggetto che è venuto. Certo, ben venga se si tratta di un soggetto per bene, ma laddove
si tratta di soggetti che o personalmente o sotto forma di società intervengono, un minimo di approfondimento va fatto proprio per salvare il centro di cui si è sindaci. Ecco, ho sempre pensato che il monitoraggio del sindaco è fondamentale, cioè riuscire a capire a chi, in favore di chi avvengono le volture delle licenze, o chi l'ha chiesta. E questo secondo me è un momento importante, soprattutto laddove ci sono delle grandi difficoltà a portare avanti le attività economiche. Io penso appunto a quel che è avvenuto in questo territorio, in cui ancora aspettate i finanziamenti dello Stato, che tarda a intervenire, mentre dovrebbe intervenire con urgenza, perché l'imprenditore tutti i giorni deve comprare e vendere, deve produrre, deve raggiungere un obiettivo economico, e se ha un danno troppo forte per rimettere a posto il tutto, ha bisogno di un aiuto, e lo Stato si deve comportare come il padre di famiglia che è in grado di dare una mano a chi ne ha di bisogno. Ecco, questo è un territorio che ha un gran bisogno, e ancora una volta una parte di quel che era destinato viene trasferito ad altro obiettivo, gravissimo, perché se ci sono altri obiettivi, a quegli obiettivi bisogna pensare con altri fondi, non con quelli che devono servire a territori come questo. Ma al di là di questa riflessione, ciò che è importante è che laddove ci sono soggetti economici, quindi imprenditori, in difficoltà economica, essi sono esposti ad un aiuto di soggetti terzi. E chi ha una grande quantità di denaro e la deve soltanto collocare? L'andrangheta, la camorra, la mafia, sono loro che hanno soldi, e ne hanno tantissimi, e loro non vogliono gli interessi, loro non vogliono niente, li vogliono soltanto immettere in un circuito legale, hanno soltanto bisogno di farli passare attraverso una documentazione contabile, hanno soltanto bisogno di entrare in qualcosa che già esiste, e poi non chiedono tanto, chiedono soltanto che gli venga restituito quello che hanno fatto. Ecco, fanno accordi di questo tipo, fanno accordi per i quali entrano in società, ma con società occulte. Loro fanno i soci occulti. Questa è la modalità attraverso la quale stanno entrando negli ultimi anni, perciò è ancora più difficile. Nemmeno si fanno soci, nemmeno si fanno imprenditori, ma diventano soci occulti dell'impresa buona, corretta, che è sempre stata onesta, che ha un passato da difendere. Ecco perché oggi dobbiamo difendere gli imprenditori ancora di più del passato. Sono loro che creano lavoro, se non lavorano loro non c'è occupazione, e quindi è evidente che non solo bisogna aiutarli, ma bisogna al tempo stesso difenderli. Se non li si difende da questi rischi, pericoli gravissimi delle mafie, pensate che proprio l'anno scorso, quella indagine che ci fu con gli arresti dell'ottobre 2022, 23 misure cautelari, proprio in queste province c'erano stati anche arresti di soggetti che erano entrati nel territorio e avevano reinvestito. Infatti vennero sequestrate attività edilizie, attività di ristorazione, anche attività dolciaria in questo caso. Ebbene, questo però dimostra come i soggetti che entrano in questi territori non vengono a fare le estorsioni, perché a loro non conviene, perché qui il tessuto culturale è importante, c'è una grande etica nel territorio, per cui credo che nessuno si lascerebbe andare di fronte ad una minaccia e ad una richiesta estorsiva, andrebbe immediatamente a denunciare, o comunque spesso così avviene in questi territori. Laddove ciò non avviene è perché gli interessi sono diversi, e come dicevo vi è sostanzialmente una cointeressenza. In un momento come questo è necessario però che anche il cittadino contribuisca, che il cittadino possa, laddove riesce a rilevare delle situazioni che in qualche modo sono ambigue, equivoche,
il cittadino lo segnali, si porti presso quelli che sono i carabinieri, qui vedo carabinieri, ma la polizia di Stato, persone di cui hanno fiducia, e segnalino, non denuncia, una sorta di segnalazione, rappresentare ciò che sanno, perché quel che manca spesso, anche nelle forze di polizia, è l'informazione, perché l'informazione poi si riesce a gestire in modo da farne nascere un'indagine, anche senza una denuncia. E come diceva Giovanni Falcone, noi non dobbiamo pretendere dai cittadini atti eroici, noi come istituzioni dobbiamo operare. Ecco, e qui è polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistratura che devono operare, però una spinta da parte del cittadino che sia quasi come il custode del proprio territorio, come una sentinella, che è in grado di vedere ciò che avviene attorno. Guardate, se ognuno di noi fosse una sentinella, guardate quante cose riusciremmo a sapere, o meglio, polizia, giudiziaria riuscirebbe a sapere. E questa è una forza di spinta al contrasto alle mafie. Oggi le mafie riescono a infiltrarsi, come dicevo, nascondendosi, dietro le forme più disparate. Hanno al loro soldo professionisti molto capaci, e questo è l'altro aspetto importante, la formazione. Dovremmo aiutare i professionisti nel momento in cui stanno per fare una scelta di quel tipo. Cos'è l'etica della professione? Cosa significano i valori? Come bisogna respingere qualunque tentazione? Come, piuttosto che la ricchezza, dire un no secco di fronte a un coinvolgimento in qualcosa di sporco? È fondamentale per ciascuno di noi, ma è fondamentale per la nostra città, per la vostra città, per il nostro paese. Ecco, cominciare a insegnare anche ai professionisti, già da quando sono all'università, quelli che decidono di fare il commercialista, l'avvocato, il notaio, che dire no è fondamentale. Ed è meglio non avere questa clientela, che è una clientela che poi porta sempre più giù e porta sempre a fare cose contrarie alla legge, sporche, qualcosa che ripugna a una coscienza invece profonda, come quella che avete voi, che siete qui alle 10:10 ancora presenti, tutti. E veramente questo mi riempie di gioia. Guardate, io sono convinto che se tutti noi ci riuscissimo a muovere in questa direzione, le mafie non esisterebbero più. E oggi, guardate, il compito del sindaco, per tornare ancora un attimo a lui, è ancora più difficile, perché dopo il periodo del Covid, in cui, sapete, era stato riformato il codice degli appalti per quanto riguardava le varie modalità, e quindi la possibilità di affidamento diretto, la possibilità della procedura negoziata, e per importi molto elevati. Ecco, il sindaco oggi è molto esposto, perché mentre prima poteva dire guarda, non te lo posso dare l'appalto perché dobbiamo seguire le regole, bisogna fare una gara, oggi invece, che fino a 150.000 euro può dare l'appalto a chi vuole, è un'impresa iscritta, e che problema c'è? Secondo la valutazione, quindi, della stazione appaltante, può avere il lavoro. Non abbiamo tolto una difesa, cioè le regole sono la difesa del cittadino. Quel che sta avvenendo oggi è togliere le regole, ma togliere le regole significa attribuire priorità agli interessi personali o agli interessi clientelari, e questo sì che è veramente grave. E guardate, togliere il reato d'abuso d'ufficio, io non so come la pensano i sindaci di questi territori, perché stanno facendo una grande propaganda: il reato d'abuso d'ufficio è quello che impedisce ai sindaci di svolgere liberamente il loro lavoro, ma in realtà l'attuale reato d'abuso d'ufficio prevede
che si possa incorrere nella violazione solo laddove il sindaco, l'amministratore pubblico o il pubblico ufficiale non ha tenuto nella circostanza in cui la legge impone un comportamento preciso quel comportamento e non lo ha tenuto per procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale, per procurarlo a sé o ad altri. Ma scusate, ma io vorrei capire, ma chi incorre in abuso d'ufficio se non un mascalzone che non ha osservato la legge? L'abuso d'ufficio è il reato che consente a chiunque di denunciare un fatto di un concorso pubblico, laddove taluno si sente estromesso perché sono state violate le regole e il posto è stato attribuito ad un altro, fa l'esposto e chiede al procuratore della Repubblica di verificare se sono state o meno osservate le regole. E su una denuncia il procuratore della Repubblica fa l'indagine. Mentre togliendo l'abuso d'ufficio, questo non potrà più avvenire. Così come chi deve andarsi a fare una visita medica e lo mettono di qui a un anno, perché nel frattempo il medico va a fare la propria visita privata nel proprio studio, casomai senza nemmeno essersi accordato con l'ospedale per un'intramenia, e allora come farà il cittadino a difendersi di fronte a situazioni come queste? Fino a che c'è l'abuso d'ufficio dirà che il medico si è comportato in un certo modo e quindi lo esporrà come un fatto che ha vissuto, e questo obbligherà il pubblico ministero a fare l'indagine ed è un'ulteriore difesa per il cittadino. Guardate, laddove il cittadino si sente leso dai comportamenti della pubblica amministrazione, che sono delle violazioni macroscopiche, è solo là che entra l'abuso d'ufficio. E guardate, un'altra cosa, poi chiudo perché capisco di aver, vede, anche questo me lo dice, perché chiudo perché veramente mi sto trattenendo troppo, è sui reati di corruzione. Si stanno eliminando tutte le norme che in qualche modo riescono a individuare i reati di corruzione, o anche si sta evidenziando che il reato di corruzione non è un reato grave. Ma quando si dà un input di questo tipo è evidente che via via ci si lascia andare, via via sembra quasi che il reato di corruzione è comunque un accordo fra noi, non c'è niente di grave in questo. E invece c'è qualcosa di gravissimo, perché si violano le regole, si viola la concorrenza, si fa in modo che i servizi pubblici non esistano secondo le regole, ma al tempo stesso si viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che è un principio fondamentale, è un principio che pone la nostra Costituzione. E la nostra Costituzione una volta voleva che si difendessero i diritti e che la pubblica amministrazione fosse in grado di offrire i propri servizi a tutti in modo uguale. E così veniva soddisfatto anche il diritto di eguaglianza fra tutti, davanti alla legge e davanti a qualunque altro soggetto pubblico. Ecco com'è importante anche mantenere ferme determinate leggi, che non significa voler imbrigliare le attività o la libertà delle persone, significa voler salvaguardare le persone corrette, perché senza leggi, senza regole, riducendo la difesa del cittadino, il cittadino per bene, corretto, onesto, non riuscirà più a prevalere sul cittadino malfattore, sul cittadino che viola le regole. Ecco, senza regole non ci sarà più difesa per nessuno. Ecco perché le regole sono importanti. Io credo che noi dovremmo iniziare a badare ai nostri ragazzi, ai bambini e ai giovani, e dovremmo cominciare ad insegnare loro il rispetto delle regole, i diritti di solidarietà, il rispetto dei diritti degli altri, la difesa del proprio diritto di libertà, e soprattutto far riconoscere in ciascuno la dignità. Guardate, la dignità
E un altro aspetto fondamentale, di cui pure parla la nostra Costituzione, che è quasi, come dire, un concetto strettamente connesso a quello di libertà. La dignità induce al rispetto e obbliga al rispetto. E credo che il rispetto è un diritto fondamentale per ciascuno di noi. Ecco, la dignità. Che la dignità non dipende né dal lavoro, né dai soldi che hai, né da quello che pensi di essere, ma dal fatto stesso che sei un uomo, sei una persona che abita in una città, vive in una città, e perciò stesso sei un uomo che deve avere dignità. E la dignità, guardate, però, la si attribuisce anche riconoscendo a ciascuno delle condizioni di vita che siano tali perché possa muoversi liberamente in questa società. Ecco perché escludere determinate forme di sostegno economico per i più poveri è qualcosa veramente di deflagrante, è qualcosa che non tiene conto delle esigenze effettive. E d'altro canto qui abbiamo al momento soltanto la Chiesa che aiuta e sostiene, perché via via lo Stato sta venendo sempre più meno ai propri doveri, e questo noi non lo possiamo consentire, perché è sulla povertà che la mafia, la camorra, l'andrangheta poggia per reclutare i giovani. Quanti ragazzini vediamo nelle piazze di spaccio, sui motorini, che vanno avanti e indietro, perché loro anche a 12 anni su quel motorino mantengono un'intera famiglia. E quanti di loro invece potremmo portare a casa e aiutare quelle famiglie, pensando ad un progetto ampio di effettiva solidarietà. Ecco, io credo che queste sono anche le forme attraverso le quali si combatte la mafia. La si combatte aiutando i poveri, aiutando l'impresa, dando occupazione, dando alla sanità la possibilità di operare e dando cioè a ciascuno la possibilità di muoversi con dignità. Io vi ringrazio per aver ascoltato. Grazie mille onorevole, la ringrazio soprattutto per l'intervento finale che in un momento come quello che sta vivendo in questo momento il nostro paese mi sembra più che necessario. A questo punto presento l'onorevole Giulia Sarti, ex onorevole Giulia Sarti, coordinatrice della Commissione Giustizia e Legalità del Movimento 5 Stelle e deputata per l'appunto nelle due passate legislature. La parola a Giulia. Grazie Edoardo, tiro un po' le file e le conclusioni di questa serata. E allora è questo che fischia un po', scusate, no va bene, adesso va meglio. Ora, se c'è un tratto comune che contraddistingue tutti e tre i relatori che hanno parlato questa sera, sicuramente questi tratti comuni sono l'impegno sociale e la passione civile. Zanetti ci ha descritto molto bene come Mussolini abbia, se vogliamo, sì combattuto parte della mafia rurale in Sicilia, ma poi il livello e la lotta si è fermata quando si è andati invece a toccare la mafia borghese, la mafia dei potenti. Lì la lotta è diventata un po' più dura, e su questo ci sono tante similitudini anche con l'attualità e con quello che succede oggi. Carlo Sorgi ci ha descritto molto bene l'impegno di un'associazione come Libera,
ci ha fatto insomma fare un viaggio anche nelle alcuni dei presidi di legalità nelle leggi antimafia che abbiamo in questo paese, ci ha parlato dell'importanza del processo Emilia. Federico Caffiero De Rao ha descritto, condiviso con noi la sua esperienza di magistrato impegnato in prima linea, e lo ringrazio tantissimo per questo, perché tante cose non le sapevo insomma nemmeno io su come tutto è iniziato e su come diciamo è scaturito la sua voglia di essere magistrato. E poi ci ha fatto un quadro ben preciso dell'evoluzione delle mafie nel nostro paese e anche di quello che non va in questo governo, di quello che non va in questa attualità. Ora io mi ricollego un po' alla domanda di Edoardo, perché penso che sia una delle cose che forse muove di più, potrebbe muovere di più le coscienze non solo dei giovani, ma in generale di tutte le persone che si affacciano a queste tematiche anche in un comune come Predappio, che ringrazio tantissimo, sindaco, esponenti della giunta, tutte le persone che sono qui stasera, consiglieri, perché parlare di antimafia a Predappio diciamo che non è cosa scontata e ordinaria, è molto bello essere qui ed è molto bello che questa sala sia ancora piena. Ora, quando ci si chiede ma perché un giovane, perché un ragazzo dovrebbe appassionarsi di contrasto alle mafie, di lotta alle mafie, cosa diavolo può fare un ragazzo oggi, un cittadino oggi nel contrasto alle mafie? Io lo faccio, non lo faccio quasi mai, perché siamo ormai tutti abituati a parlare di contrasto alle mafie in termini di leggi, in termini di regolamenti, in termini di protocolli antimafia, in termini di appunto pratiche comuni, best practice o meno, che si possono o non si possono utilizzare. È bello, e questa sera è stato fatto, condividere un po' delle proprie esperienze per cercare di far capire o magari di accendere qualche lampadina anche a chi a queste cose non si è mai avvicinato. Io sono stata molto fortunata, avevo la tua età, Edoardo, quando ho iniziato un pochino ad occuparmi di questi temi, perché studiavo anch'io a Bologna, ero secondo anno di giurisprudenza, identica a te, e vivevo in un periodo fantastico, cioè erano gli anni del berlusconismo, quindi per una persona che si affacciava ai temi della giustizia e dell'antimafia era praticamente quasi doveroso informarsi, occuparsi di quei temi lì, perché tu avevi l'emblema di quello che non andava esattamente al governo del paese, quindi era proprio, cioè, con un filo di gas. Avevi il ministro della giustizia Angelino Alfano e avevi, come dire, una società che aveva voglia di fare casino, o perlomeno di dire la sua. Quindi cosa facevamo? Con i miei amici, facevo parte del meetup degli amici Beppe Grillo di Bologna, dicevamo sì, ma va bene i convegni, va bene tutta sta roba, ma facciamo qualcosa di smart, insomma, qualcosa di un po' più che possa arrivare. Andiamo a fare le domande scomode, quelle che i giornali non fanno, quelle che non vediamo fare nei talk show, facciamole noi. Allora, quel periodo 2008, periodo bellissimo, campagna elettorale per le politiche, arrivavano a Bologna tutta la trafila dei politici, no? Quindi arrivava Sgarbi e gli andavi proprio nel suo comizio, gli andavi lì e dicevi scusi, ma lei che ha due condanne definitive, perché si deve candidare a sindaco di Cialemi e contemporaneamente anche al Parlamento? Cioè, viene qui a parlare di arte, sì, ma nel frattempo si candida a governare una città, come si permette con due condanne definitive? E Sgarbi ti rispondeva, diceva no, ma anche Socrate è stato condannato, quindi perché non mi posso candidare io? Filmavamo queste robe, facevamo, ancora non c'erano gli smartphone, c'erano le telecamerine, quindi poi facevamo il montaggio, mettevamo i video su YouTube e tutti almeno vedevano che cosa rispondevano questi. Facciamo a tutti, a destra e a sinistra, una volta siamo andati da Veltroni, sempre campagna elettorale 2008, Veltroni aveva candidato in Sicilia un tizio che si chiama, un nome in programma, Vladimiro Crisafulli. Questo qua era stato beccato in provincia di Agrigento e da una cimice, da una intercettazione ambientale, a parlare in un hotel con un capomafia di una cosca del mandamento dell'Agrigentino, si chiamava Raffaele Bevilacqua, e quindi questi due parlavano amabilmente in hotel, no? Si incontravano, come va, come non va, si conoscevano bene. Non c'aveva nessuna condanna a Crisafulli, però siamo andati da Veltroni a dirgli scusi, ma come ci permette il PD, Paladini, la legalità, di mettere un Vladimiro Crisafulli condannato alle politiche in Senato? E Veltroni ci rispondeva, no, ma però, se guardate, io ho messo anche Beppe Lumia, è un ex parlamentare del Partito Democratico molto impegnato sul fronte della legalità, e noi dicevano sì, ma allora ancora peggio, cioè nella stessa lista mi metti Vladimiro Crisafulli e Beppe Lumia, ma siete fuori, cioè come facciamo noi ad avere fiducia in PD se poi fate ste robe? Voi dovrete capire, era il 2008, dovete capire che noi dobbiamo garantire tutti. Poi andavi dalla Brambilla e dicevi sì, ma però lei fa il suo comizio, Brambilla, Forza Italia, ma come si vi permettete di dire che Vittorio Mangano è un eroe? Lo volete smentire sta roba che Vittorio Mangano è un eroe?
Per chi non lo sa, Vittorio Mangano era lo stalliere di Silvio Berlusconi alla sua casa di Arcore, era un mafioso condannato, fatto di tutto Vittorio Mangano. Per giustificare la sua presenza ad Arcore, Silvio Berlusconi diceva che era il suo stalliere. Questa roba, cioè, erano cose che noi sentivamo tutti i giorni, che oggi magari non si ricordano più, ma sono state uno schifo, per cui dei funerali di Stato a questo soggetto, con tutto quello che ha combinato, sono state una delle pagine più schifose della Repubblica Italiana. Chiuso parentesi. Dopodiché Brambilla non rispondeva chiaramente, fuggiva, e noi venivamo circondati da cordoni dei poliziotti, che per carità facevano il loro dovere, quindi tutta la mia solidarietà ai poveri poliziotti che dovevano in quel momento difendere Vittorio Brambilla. Poi andavamo da Casini, toccavamo tutti, no? Casini, quel periodo lì c'era stata la prima condanna a Totò Cuffaro. Totò Cuffaro era presidente della Regione Sicilia, condannato per favoreggiamento alla mafia. Al tempo, nel 2008, aveva la condanna in primo grado, quindi non era condannato definitivo. Andiamo da Casini e gli diciamo: sì, però anche lei, come fa a candidare in Parlamento uno come Totò Cuffaro? Cioè, questo è stato condannato in primo grado per favoreggiamento a Cosa Nostra. In Italia c'è la presunzione di innocenza, Cuffaro, io confido nella sua innocenza, assolutamente, una brava persona, vi fidatevi, tutto ok. Va bene. 2011, condanna definitiva, passata in Cassazione, di Totò Cuffaro per favoreggiamento a Cosa Nostra. 7 anni si prese, che poi scontato nel frattempo, un po' meno di 7 purtroppo per la giustizia e le leggi che abbiamo in Italia, però scontata, almeno lui la pena l'ha scontata. Totò Cuffaro, quindi condannato definitivo, torniamo da Casini, andiamo da Casini, senta, ma adesso che 3 anni fa lei ci ha detto che c'è la presunzione di innocenza, sta roba per cui voi vi mascherate, che in realtà è una garanzia, certo, ma comunque è meglio se non lo candidi in Parlamento. Non c'era ancora nel 2008 la legge Severino l'hanno fatta dopo, durante il governo Monti. Oggi, per fortuna, se hai una condanna superiore ai 2 anni definitiva, non puoi essere eletto in Parlamento, quindi ci siamo arrivati almeno a mettere dei presidi di decenza dopo un po' di scandali, un po' tanti, di condannati definitivi che c'era nel nostro paese. Adesso, cioè nel 2008 e nel 2011 ancora non c'erano, quindi condanna definitiva di Cuffaro, andiamo da Casini, senta, ma lei perché ha candidato Cuffaro? Si vergogna, può chiedere scusa ai cittadini per quello che ha combinato? Cuffaro è un bellissimo esempio, perché dopo la condanna definitiva si è recato da solo al carcere di Rebibbia senza farsi accompagnare dalla polizia penitenziaria. Ora, capite bene che con questi esempi qui, un po' li abbiamo appunto pubblicati su YouTube, eccetera, ti veniva voglia, no? E allora, se c'è una cosa che possiamo fare oggi, e che io direi un po' a tutti, che per queste sono cose che tutti i cittadini possono fare, cominciamo a farci delle domande. Se non otteniamo delle risposte, se c'è qualcosa che non vi viene detto, che non viene raccontato, facciamocele noi le domande e andiamo a chiederle e andiamo a cercare delle risposte, risposte che siano esaustive. Non le troviamo, insistiamo. È un primo modo per avere quella curiosità, per interessarsi e per non dire: no, vabbè, questi dicono bagianate, io me ne frego, non li ascolto neanche. No, se ci sono delle persone che stanno all'interno delle istituzioni, andiamo a chiedere conto. Così ci si interessa della propria città, del proprio territorio. Prima parlavamo del processo Emilia. Ragazzi, qui c'è stato uno sconvolgimento in questa regione. A Reggio Emilia, a gennaio del 2015, si sono svegliati con elicotteri, un gran casino ovunque, per cui ringraziamo chiaramente tutte le forze dell'ordine e la magistratura che ha fatto un lavoro encomiabile su quel territorio. 115 arresti a Reggio Emilia, un comune sciolto in Emilia Romagna, Brescello, il comune di Peppone e Don Camillo, scusate, la piccola lapsus. E insomma, ha colpito una cosca, il Grande Aracri di Cutro, comune del Calabria, un comune della regione Calabria, ma i Grandi Aracri erano qua da parecchi anni, per questo non si parla più di infiltrazioni mafiose in sé, ma si comincia e finalmente si parla di radicamento, perché le mafie nei nostri territori esistono e c'è quella commissione di cui si parlava prima. Ormai, siccome devono fare comunque operazioni, servizi e gestire affari insieme, si mettono insieme da noi. Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, li vedete che operano insieme, a volte anche con la complicità delle organizzazioni mafiose straniere. Tutto questo lavoro di contrasto, di prevenzione, dicevamo, il processo Emilia è stato importante perché comunque ha aperto. C'erano già stati dei processi importanti nella nostra regione, ma questo è stato proprio uno di quei processi, una di quelle operazioni che ha almeno messo tutto davanti agli occhi delle persone e dire: scusate, facciamo più finta che
siamo l'Isola Felice, abbiamo gli anticorpi, tutta questa bella favoletta. Gli anticorpi ci sono se una società è in grado di crearli e di non lasciare da sola la magistratura, da sola le forze dell'ordine. È la società civile che li crea gli anticorpi. Sono i sindaci, come ricordavamo prima, ma anche un sindaco da solo non può fare tutto. Ha bisogno dei cittadini, ha bisogno delle associazioni antimafia, ha bisogno di persone che un minimo non si girino dall'altra parte, ha bisogno dei giovani, ha bisogno di quel minimo di consapevolezza in più, di gente che vada anche a pressare in modo costruttivo, non certo in modo distruttivo, ci mancherebbe. Emilia, la cosa, se vogliamo, che a me è rimasta più impressa di quel processo che è venuta fuori, sta nel fatto che due fattori. Uno, erano gli imprenditori emiliani che andavano a cercare l'andrangheta, non il contrario. Cioè uno pensa sempre, no, ma tanto è la mafia che ti arriva in casa e a me se non mi arriva in casa tanto cosa me ne frega, tanto è una roba lontana. No, lì nella situazione di difficoltà, e qui torniamo all'alluvione, torniamo a situazioni drammatiche, torniamo al post-Covid, eccetera, di persone in difficoltà, sono gli imprenditori anche del nostro territorio, non calabresi che vanno dai loro amici calabresi, no, imprenditori emiliani che andavano a rivolgersi all'Ndrangheta e alla Cosca Grande Aracri, agli esponenti della Cosca Grande Aracri, perché erano in difficoltà. E stavano zitti quando entravano, poi, come ci ha descritto bene Caffiero prima, entri nel giro dell'andrangheta e è finita, non ne esci più. Questi non è che sono buoni e cari, che poi ti fanno vivere una vita tranquilla, ti prestano dei soldi e poi ciao che si è visto. Entrano nel 5% della tua società, della tua impresa per darti una mano e poi ciao. No, questi rimangono, se la mangiano la tua società, se la mangiano la tua impresa. E se c'è una cosa che adorano è il silenzio. Se ci facciamo caso, tutte le volte che Ndrangheta in particolar modo, ma anche la Camorra, la Cosa Nostra, proliferano sui nostri territori quando c'è il silenzio e quando c'è la negazione, o meglio, più che la negazione, ma ci roviniamo il turismo, ci roviniamo la stagione se parliamo di mafia. Noi dobbiamo dire che qui va tutto bene. Con questa modalità qui a Malta hanno una marea di turismo, ma poi hanno creato un sistema tale per cui negli ultimi anni, non so Federico che aumento c'è stato, ma io che sono stata a Malta 4 anni fa in missione con la Commissione Antimafia, c'è stata un'esplosione di SRL, cioè questi creavano società con una facilità assurda perché Malta era la loro isola felice e quindi trovavamo società di Cosa Nostra e dell'Ndrangheta e anche società del processo Emilia che con Giovanni Tizian abbiamo ricostruito avevano la sede a Malta. Cioè, capite bene che quello è il primo segnale per cui nei territori bisogna prestare attenzione. Non facciamo finta che il problema non ci sia, perché il problema c'è. E quando ti arriva in casa poi è un casino, perché dopo ti risvegli con gli elicotteri che ti fanno, giustamente, con gli arresti in una città dove non ti aspetteresti mai. L'altra cosa scandalosa del processo Emilia, che ti fa capire molto bene cos'è la 'Ndrangheta, è un'intercettazione, una di quelle che a me è rimasta più impressa. Ci sono pagine, centinaia di pagine e pagine, quelle migliaia di sentenze e anche prima ancora misura cautelare che è stata emessa. Una delle intercettazioni peggiori e più schifose di quel processo è una che riguarda Gaetano Blasco e Antonio Valerio, due esponenti della Cosca Grande Aracri. Apro e chiudo parentesi. In questo paese noi stiamo oggi nella situazione in cui abbiamo un ministro della giustizia, Carlo Nordio, che ha affermato pubblicamente che i mafiosi non parlano per telefono. 4-5 giorni dopo, un'affermazione che solo per questo avrebbe dovuto dimettersi. 4-5 giorni dopo arresta Matteo Messina Denaro, il procuratore capo Maurizio De Lucia, giustamente, la prima cosa che dice è: l'abbiamo arrestato grazie alle intercettazioni. Quindi grazie alle intercettazioni abbiamo arrestato il primo latitante di Cosa Nostra in Italia. Questo è giusto per farvi capire a che punto è anche il livello di capacità e di conoscenza, nonostante questo abbia fatto il magistrato per una vita, ma forse su certi temi è meglio che stia zitto, e altre gaffe le ha fatte sul concorso esterno per mafia e su tutta una serie di questioni. Fossero gaffe e basta, non ci sarebbe problema. Il problema è quando poi anche attraverso le leggi indeboliscono gli strumenti di contrasto alle mafie, come le intercettazioni. Ora, tornando all'intercettazione di Gaetano Blasco e Antonio Valerio, questi due parlavano amabilmente nel 2012, maggio 2012, le scosse di terremoto, penso che ce le ricordiamo tutti. Io in quel periodo lì dovevo dare il mio esame di diritto penitenziario, mentre io stavo lì a dare l'esame di diritto penitenziario, questi due si sentono, ma proprio qualche minuto dopo la seconda scossa del maggio del 2012, parlano fra di loro, ridono,
come sempre, anche dopo il terremoto dell'Aquila c'erano due che ridevano. Questi ridono, felici, felici. Prepariamo quattro società, io ce li ho già, organizziamoci, vai, 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 con questo terremoto qua, perfetto, tutto perfetto. Perché erano così felici? Perché pensavano già agli appalti del post ricostruzione. Cioè l'Andrangheta è talmente avanti, talmente organizzata, che pensava già, io mi piglio i soldi e faccio le mie società per prendermi gli appalti per ricostruire poi il territorio che oggi è venuto giù per colpa del terremoto. Non ne fregavo niente delle vittime, dei morti. Questi 10 secondi dopo erano lì felici perché già pensavano come papparsi gli appalti. Allora era il 2012, ma pensiamo che oggi sia diverso. Cioè questi si sono nel frattempo evoluti ancora di più, utilizzano gli strumenti finanziari di alto livello, hanno a disposizione tutta la tecnologia che gli serve. Prendi via Vittorio Veneto. Dall'altra parte siamo ancora qui a dover difendere delle cose normali come le interdittive antimafia, le intercettazioni o l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Siamo qui a discutere di cavolate, di fumo negli occhi, quando dall'altra parte abbiamo una potenza che fattura milioni e miliardi di euro, che potrebbero tranquillamente pagarci tutto il debito pubblico con il debito loro. Ecco, di fronte a questo, e abbiamo parlato di fatti che almeno sono stati accertati in modo definitivo, perché non dovrebbe venirvi voglia di dire, oh, ma sta roba c'è ancora, ma qui nel mio territorio c'è qualcosa, cosa c'è? C'è qualcuno che si sta muovendo e va tutto bene? Il caporalato esiste, non esiste? Le aziende sono sane? È tutto ok? Facciamoci le due domande. Quindi io vi lascio e concludo solo con questo, che spero sia una cosa che rimanga nella testa e nel cuore di ognuno. Qui ci sono persone che il loro dovere lo hanno fatto, e lo hanno fatto non solo contro la mafia rurale, ma anche quando si trattava di fare indagini e di alzare il livello. Perché nella maggior parte dei casi cosa succede? Che l'Andrangheta o Cosa Nostra non si sono mosse da sole e hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questo paese per tanti anni perché erano semplicemente i picciotti o gli andranghetisti o i camorristi di Scampia o dell'ultimo dei quartieri di Predappio. Erano appoggiati e sono tuttora appoggiati dal livello alto. Quando ci si trova di fronte a quel livello lì, io spero che a tutti, come è successo nelle esperienze delle persone che hanno parlato stasera, venga la voglia di fare nomi e cognomi, di non tacere, di non girare la testa dall'altra parte e di combattere per quei valori di cui abbiamo parlato. Delle domande che spero vi farete dopo questo show. Grazie mille di essere stato qui questa sera, grazie a tutti. Vediamo cosa succede.